sta la nostra fantasia di fronte a un colossal da 32 miliardi di dollari? Lui ce la fa e ci crede che, no, non senza presunzione, propone la sua fantasia, non contro le fantasie degli altri. Quindi vedo in giro una specie di disarmo, no? Dice, lasciamo raccontare le storione, le storie, le fantasie ai colossal, no, noi raccontiamo solo le nostre vite più o meno avventurose. Beh, dentro le nostre vite, come fa Niccolò, c'è anche una sorgente nascosta da cui erompe non solo l'esperienza personale, ma anche una potentissima eruzione vulcanica di fantasia.